ci sono evidenziatori ed evidenziatori. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi vi faccio vedere un modo carinissimo per rendere degli evidenziatori multicolor. Questo è un trucchetto che io usavo sempre nei miei diari da ragazza e facendo un giro su internet ho visto che molte ragazze lo fanno ancora. Quindi vediamo di farlo insieme. Vi faccio vedere come fare un evidenziatore multicolor da degli evidenziatori comunissimi. Ci vuole veramente pochissimo, pochi soldi spesi per avere un qualcosa di esclusivo e davvero strafigo che farà dei vostri diari delle opere d'arte. Spostiamoci di là e andiamoli a fare insieme. Ed eccoci pronti per questo DIY very vintage, nel senso che è una cosa che facevamo noi ragazzi degli anni 80. Cosa ci serve? Ci servono degli evidenziatori che vogliamo trasformare in multicolor, arcobaleno, come volete voi, e dei colori, dei pennarelli a spirito. Mi raccomando, non questi moderni all'acqua, ma a spirito, perché gli evidenziatori sono sempre con base alcolica, quindi per il colore essere bevuto dall'evidenziatore deve avere la stessa radice. Cominciamo subito, vi faccio vedere il giallo, voilà, niente di più banale, quasi non si vede, vedete, lo vedete, vi avvicino. Certo, sì, potete colorare con questo sul vostro diario, ma che tristezza, lo trasformiamo in qualcosa di molto molto meglio? Semplicissimo, prendiamo un rosso e facciamo assorbire un bel po' di colore dalla punta dell'evidenziatore, così, semplicemente poggiando la punta sulla punta. Vedrete che piano piano la puntina dell'evidenziatore si sporcherà di rosso, guardate, visto? Voi insistete, lasciate ancora un po' pigiato, fate assorbire un bel po' di colore. Che bei ricordi, ragazzi, quanto tempo a fare ste cose a scuola, durante l'ora di latino o di matematica. Non si fa. Allora, poi prendiamo il blu. Naturalmente io sto facendo un evidenziatore color arcobaleno, quindi ho preso il giallo, il rosso e il blu, che sono i colori primari, diciamo così. Vedete come assorbe facilmente? Tanto voi, se i colori vostri funzionano, lo vedrete subito, basta che vedrete farlo assorbire dalla punta del vostro evidenziatore. Vediamo cos'è diventato questo tristissimo evidenziatore giallo che ci ricorda tanto le interrogazioni? Pronti? E voilà! Ma non è fantastico? Io mi divertivo un mondo a combinare tutti i colori, ragazzi. Allora, uno. E uno, due. Voilà! Che ne dite? Ci si diverte un mondo così. Più lascerete a contatto le punte col vostro evidenziatore, più a lungo l'evidenziatore scriverà color arcobaleno, insomma scriverà multicolor. È molto semplice, basta perderci 10 minuti, non di più, perché guardate, se lo tenete 5 minuti a contatto scriverà per sempre arcobaleno, proprio non si scaricherà mai. Ma potete fare anche altri colori, insomma, non è che dovete farli per forza rainbow, arcobaleno. Per esempio, se prendo il fucsia, era bellissimo l'unione fucsia blu, se non ricordo male. E niente, ragazzi, è così, si ritorna di 5 anni e ci si diverte a scuola a decorare i propri diari. Allora, e così si trasformano in colori, non possono più essere usati come evidenziatori, ovviamente, perché il tratto è troppo scuro, macchiereste la parola stampata e non vedreste più nulla. Se invece volete conservarli come evidenziatori, è molto semplice. Mettete da parte i colori, i pennarelli a spirito, e matchate tra di loro soltanto gli evidenziatori. Il verde con l'arancione, vi faccio vedere. Ma non è bellissimo? Ci sono entrambi i colori, il colore è rimasto fluorescente, quindi da evidenziatore, e quindi potrete usarlo tranquillamente per evidenziare. Vi faccio vedere anche questo col fucsia e l'arancio.
troppo troppo forte. Guardate un po', le parole sotto si leggono. Bene ragazzi, per un ritorno a scuola super colorato e super strepitoso, ecco, gli evidenziatori multicolor. Lo so, non è nulla di nuovo, è qualcosa di molto vecchio, ma io non ho visto più farlo ai ragazzi, quindi ho detto chissà se lo sanno, chissà se lo fanno ancora. Ditemi tra i commenti se è una tecnica che usate per abbellire i vostri diari, e sappiate che se è così, anche le vostre mamme lo facevano da ragazze. Quindi divertitevi a trasformare i vostri evidenziatori o in colori multicolor o in evidenziatori multicolor, e fatemi vedere tutte le combinazioni di colori che riuscirete a fare. Buon rientro a scuola a tutti ragazzi, prendetela sempre bene la scuola, perché è un momento meraviglioso della vita, divertitevi e per il resto coloratevi la vita come più potete. Un grande bacio, vi lascio le foto e ci vediamo dopo, ciao! Che belli questi evidenziatori multicolor! Sappiate che noi ragazze degli anni 80 siamo state le pioniere di questo genere. Ne facevamo di 2000 colori. C'era la mia classe che era un tripudio di strisce colorate, c'era una mia compagna che li faceva bellissimi, le venivano dei colori stupendi. Non ho mai raggiunto quei gradi di bravura, ma voi fatemi vedere fin dove vi spingerete con la creazione dei vostri evidenziatori multicolor. Se il video ti è piaciuto, lasciami un bel pollice in su multicolorato e soprattutto con condividi questo coloratissimo video sulla tua pagina Facebook. Io ti aspetto sempre sulla mia pagina Facebook, il link lo trovi qua sotto, e soprattutto sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una K, il link sempre qua sotto. A me non rimane che ringraziarvi e vado a farmi altri 10.000 evidenziatori tutti colorati, ne voglio fare uno con l'azzurro e il verde. Quindi non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, una vita colorata, ciao!